Non c'è più niente. Ogni centesimo. Qual era la sua idea? L'idea era di morire prima che finissero i soldi, ma non sono riuscita a morire e... Eccomi qua. Le oche starnazzano. Dicono che sono sul lastrico. Esatto. Che te ne pare del mio appartamento di Parigi? È là, completamente vuoto. Hai detto a tua madre che ci siamo fidanzati? Andiamo a Parigi. Potresti mai definire te stesso come un codardo? No. Quando sono venuta a Parigi la prima volta, merci beaucoup, qualcosa ha lanciato un segnale. Era il chiaro presentimento di ciò che sarebbe accaduto. Andiamo a letto. Venga a trovarci più tardi. Quanto ti paga? Scusa? Non sei un gigolo. Oddio, no. Quella è mia madre. Che cos'è? Un biglietto d'invito per una festa. Prego. Dove sono gli altri? Non ci sono. Pensavo potessimo fare amicizia. Non ho bisogno di amici in questo momento. Stai facendo la stronza. Scusami. Non le sono giunte delle voci riguardo la mia reputazione? Mi hanno detto che è strana. Io sono più che strana. L'addition, s'il vous plaît. Una gran parte di me vorrebbe dare alle fiamme questa casa. Cosa gliene pare? Non mi ero mai sentita tanto ferita come quando ho visto la tua faccia per la prima volta. Perché? Perché tu eri me. Sono sempre stato fortunato. Io sono solo sfortunata, ma sento che questo potrebbe cambiare di colpo e per sempre. Io sono sempre stato fortunato e credo che sarà sempre così. Questo è un classico cliché, non trovi? La persona che si suicida passata la fase glamour. Ma tu lo sai cos'è un cliché? È una storia talmente bella che è diventata vecchia nella speranza di essere raccontata. Ha sempre la risposta giusta. Oui, petit cochon. Hanno gettato lo stampo dopo di lei. Cochon vuol dire maiale.